Fa bene, fa male? Cioè, mi spieghi, Al di là del dottoressa. peso perso, è il metodo usato. Insomma, niente di nuovo, è semplicemente una dieta iperproteica. Non è iperproteica, mi scusi. Perché si Mangio vanno solo dette le cose proteine sbagliate? con poche verdure. E ovviamente il sistema, riducendo in modo prepotente gli zuccheri assorbiti, produce Cosa meno insulina e accade? Che si cosa dimagrisce accade? molto. Che cosa accade? Si dimagrisce perché? Perché si perdono i liquidi. Quindi si No, perdono molti liquidi purtroppo sì. all'inizio e poi si perde massa grassa. Questo accade. Male, E male, questo è perché quello che è quando io successo alla imposto una signorina. dieta non per dimagrire ma per guadagnare salute, dico sempre: non perdiamo i liquidi all'inizio, ma attacchiamo il grasso perché riduciamo Ma così lo l'insulina. diceva Vanna Marchi, mi scusi. Ma Qua santo stiamo Dio, dicendo di no! togliere, Vanna di togliere e Vanna di Marchi ridurre che. l'effetto No, Falcone, dell'insulina, attenzione, non di perdere il perché a grasso. questo punto parliamo di scienza. Hai letto tu, Falcone, gli ultimi studi della Mayo Clinic, non nostri, Certo, che dimostrano che l'eccesso proteico fa produrre ma insulina, non che è c'è un l'ormone eccesso che ci proteico, dottoressa. uccide? Ma lei perché mi dice eccesso Perché? proteico? Non c'è Allora, un eccesso proteico. cara, Però non mi bisogna ricordo il essere suo chiari nome. nelle affermazioni. E Francesca, lei ha mangiato riso, pasta, pane, qual è patate? l'eccesso proteico? A che cosa ha mangiato? Perché forse non so quali sono le proteine. 200 grammi di carne equivalgono a 40 Allora, grammi di proteine. Stiamo parlando di 1 grammo per chilogrammo è corporeo. una dieta Non iperproteica, è è una iperproteica, dieta dottoressa, mi dispiace. normoproteica. È Allora, normoproteica, non è iperproteica. Sia precisa nelle sue affermazioni. Perché è giusto che quello che lei già anche nei adesso fan, io. lei c'ha dei fan sfarsi Beh, qua c'è che una si. percentuale di italiani che sono Sono suoi sfarzo. adepti, come ho chiamato l'altra Gentilmente volta. Giletti, Sì. veramente io rimango allucinata. E a questo punto devo parlare agli italiani, perché parliamo di italiani, di popolo e siamo tutti uniti. Ma santa pace, possiamo ascoltare una persona che ha detto una cosa che è inconsistente a livello Me lo scientifico? dica qual è. Perché se io mangio troppi carboidrati, è un conto troppe. Qui stiamo parlando di questa ragazza, ricordami, Francesca. Francesca ha mangiato solo proteine, Non ha non ne mangiato avrà solo mangiate proteine, troppe, non ne è avrà vero, ha mangiate quello che. mangiato i carboidrati, quelli buoni, quelli delle verdure, ha mangiato il frutto al mattino. Quindi ha fatto un'alimentazione con una media del 15% di Io carboidrati e misurerei a proteine questa donna il grassi. carico acido renale. Lo sa che cos'è il Certo, PRAL? lo Allora, faccia. Lo faccia e perché se vada io anche a posso. verificare che la dieta che ha fatto la signorina non è Sta una dieta dicendo un chetogenica, sacco di è una frottole. dieta Sta dicendo un sacco normale. di frottole. L'unico effetto è che lei è dimagrita. No, E l'unico dimagrire non effetto è guarire. che va in Dimagrire non è salute, guarire. quella è la Falcone, ma differenza. qui ci uccide gli italiani, perché questi italiani non vivranno di No, io più, l'ho detto. moriranno prima e peggio. Ma lei non faccia Attenzione, no, affermazioni è assolutistiche che non significano niente. Lei gravissimo, gravissimo, gravissimo. non può fare Perché io affermazioni difendo i miei assolutistiche. pazienti Lei mi tutti i giorni. porti i dati Queste persone scientifici, stanno dopodiché ci solo discutiamo. dimagrendo. Lei non può Dimagrire non è fare guarire, programmi, è proprio programmi bello. non No, c'entrano pensieroni, niente. Lei mi non deve siamo spiegare attenti, perché si attenzione. sentiva debole. Per un motivo semplice, il fegato è andato in tilt. Perché il fegato, Ma non dica poverino, una se ne cosa, abbiamo tolto gli ma una zuccheri, cosa che cosa fava assurda, in ma è una tilt? cosa assurda C'è quello che un sta modo di non dicendo. far andare in tilt il fegato Aspetta un bilanciando in attimo, modo sono poi onesto gli glielo alimenti. Abbia pazienza. perché? Perché succede questo? Il fegato è un organo che vive anche di Scusi, pochi, ma giusti carboidrati. com'era la debolezza? No, Faceva scale, magari faccio cosa? qualche domanda io alla paziente, Brava, visto che prego. sono un medico. Prego. La cefalea epatica è molto semplice, perché se lei, per fare il test, avesse mangiato, non so, un piccolo pezzo di pane o una mela in più, in quel momento, infatti, si dà anche il succo di limone con un po' di zucchero. Non dico che è il rimedio, ma in quel momento è il test per fare la diagnosi di cefalea epatica, perché il sistema va talmente in chetosi, produce talmente tante tossine quando dimagrisce che il fegato non riesce a smaltirle. Allora Ma non basta è dare gli vero zuccheri. questo, ma non Per è arrivare a vero. Ma dimagrire, come si non fa a c'è dire una bisogno cosa di del mettere in genere? crisi Tesoro mio, l'organismo. ma chi l'ha detta Hai questa cosa? ragione Ma al di che stiamo 100%. parlando? Ma Io io lo credo voglio che raccontare alle stiamo persone che non lo annoiando gli sanno. Hai spettatori. No, 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 quello stiamo che c'è da annoiando. dire.